Buonasera, fa piacere che ancora siete qui all'Internet and Governance Forum italiano. E sono venuto qua per parlare di questi temi e entriamo subito in materia. Abbiamo scoperto che tutti sorvegliano, tutti quelli che hanno la possibilità di farlo, che sono in una posizione di raccogliere dati su esseri umani o di qualsiasi tipo, lo fanno perché c'è o un guadagno o un guadagno pratico oppure un guadagno strategico. Nel caso dei governi la situazione è tale che i governi non si possono, per ragioni strategiche, permettere di rifiutare di fare la sorveglianza al massimo numero di possibili persone, perché altrimenti sarebbe un svantaggio strategico con gli altri governi. La cosa è eticamente catastrofica, però un tipico effetto di globalizzazione, è come dire che i governi dovrebbero smetterla di rovinare il pianeta, ma lo fanno lo stesso. Sono fondamentalmente sempre gli stessi meccanismi, finché i governi sono in concorrenza tra di loro, non faremo passi avanti. Abbiamo dei problemi anche specifici con le nostre tecnologie che hanno backdoor, che hanno la possibilità di essere controllate a distanza, ma non solo la NSA ha la possibilità di accedere a qualsiasi Android, a qualsiasi iPhone. Ci sono anche problemi che le app ci sorvegliano. E poi da sempre, da quando esistono i telefonini, già nello standard GSM negli anni 90 è stata introdotta la capacità per la polizia di chiamare il tuo cellulare e stare ad ascoltare cosa succede attorno a te. Fa parte del protocollo, è inevitabile, è una funzione che è presente in ogni cellulare. Però quello in fondo non sarebbe un problema, perché finché la persona sorvegliata è una su 1000 o una su 10.000, prevale l'interesse della popolazione, dello Stato, di trovare i cattivi, e non è più un problema costituzionale. Il problema costituzionale si presenta dal momento che sono più di una persona su 1000 essere sorvegliate, ed è questo lo stato attuale che abbiamo, e spiegherò perché è un problema. Lo stato attuale è che tutte le email vengono archiviate già da molto tempo, purtroppo tutte le attività social sono archiviate, tutte le attività che facciamo in web, cioè i siti che visitiamo eccetera eccetera, tutte le SMS che mandiamo dal nostro cellulare. Qua sotto ho indicato i nomi dei programmi di sorveglianza NSA e JCHQ che sono correlati a questo tipo di lavoro, ma c'è da presumere che fanno un lavoro simile anche i servizi segreti di altri paesi. È una cosa che chissà perché quasi non se ne parla. Esistono anche programmi che fanno la trascrizione completa di tutte le telefonate. Cioè non solo sorvegliano tutte le nostre telefonate, no, hanno sviluppato la tecnologia per riconoscere di cosa stiamo parlando ed inserirlo in una specie di Google, per Google segreto, che possono cercare le persone che hanno parlato di certi argomenti. I programmi che riguardano questi temi si chiamano Reinhardt Voice RT e Spirit Fire. Mostro questa slide di Voice RT, che è una slide che ci ha dato il signor Snowden, che parla di questa tecnologia che ha la capacità di riconoscere analisi fonetica di 1 milione di telefonate al giorno, cose così eccetera eccetera. Non è più attuale, l'hanno rimpiazzata perché la nuova tecnologia Spiritfire è molto più efficace e riesce a trattare molte più telefonate. Qui un altro dato interno, che anche questo è un po' vecchiotto, del 2011, e dice anche qui speech to text processing, cioè l'analisi e la trasformazione in testo. Nel caso specifico dell'NSA o dei Five Eyes, cioè dei paesi anglosassoni che fanno collaborazione,
inseriscono tutti questi dati in un motore di ricerca ben organizzato chiamato X-Keyscore. Perciò se gli analisti cercano cose di un certo tipo, hanno un tipo di accesso a tutte le nostre vite, a tutti i nostri dati privati, efficace allo stesso modo come si riescono a cercare cose su Google, è praticamente lo stesso algoritmo, lo stesso principio. E inoltre con tutti questi big data si possono anche fare delle analisi per cercare o trovare delle cose per ragioni varie. C'è un articolo molto interessante, molto lungo, anzi sono due articoli molto lunghi, non pubblicati nei media tradizionali, di un certo giornalista americano dal nome affetto, forse sarà una ragione per la quale non ha avuto, però il lavoro di, l'articolo elabora con tantissimi hyperlink in quale modo la CIA indirettamente ha finanziato il lavoro di studio dei fondatori di Google, cioè l'algoritmo con il quale il PageRank, l'algoritmo di Google, è stato parzialmente finanziato dalla CIA, e in contraccambio a un certo punto, dopo che Google è diventato il search engine più potente del pianeta, ha dato la sua competenza tecnologica influita nel modo come la NSA è capace di raccogliere tutti questi dati. Cioè c'è una collusione proprio ovvia, solo che non se ne parla così tanto. Il risultato è che siamo, come esseri umani, come popolazione umana, prevedibili, influenzabili e manipolabili. Parliamo di manipolazione, ci sono questi tre programmi della GCHQ specializzati a manipolare persone o altro. Questa è una slide del servizio segreto britannico che ci mette la corona, molto caruccio. Vado più in dettaglio con questa slide qui, che dice che operano per esempio sui social network per fare propaganda, per confondere le idee della gente, per mandare messaggi in massa, per portare avanti i loro interessi o applicare tecnologie di psicologia di massa. Un esempio di successo di questa unit c'è stata già, è apparsa sul giornale, non è un giornale, non è un blog di cospirazione. Il giornale ha pubblicato questo articolo che Londra spiava Buenos Aires già dal 2008, e la cosa è che stavolta, invece del confronto che c'è stato negli anni 80, che c'è stata una piccola guerra tra l'Argentina e l'Inghilterra, questa volta sono riusciti a evitare la guerra perché fortunatamente hanno applicato la manipolazione dell'opinione pubblica in Argentina attraverso la manipolazione dei social network. Questo direi che è un esempio palese di come possono abusare delle capacità democratiche di una popolazione, se hanno la capacità di fare questo tipo di influenzamento. Entriamo in varie altre slide sempre del servizio segreto inglese. Qui vediamo proposte come influire, come discreditare una qualsiasi ditta in qualsiasi paese. È ancora più pesante questa slide qui, come discreditare un individuo. Una honey trap significa che gli offri un provi a trarlo attraverso un personaggio sessualmente interessante che prova una seduzione, che ovviamente i servizi segreti sanno esattamente quali contenuti pornografici hai scaricato nella tua vita, perciò sanno esattamente che tipo di interesse può essere avvincente.
altre cose che si possono fare, giocherellare con i dati sul social network, che se poi la vittima dice ma qualcuno mi ha cambiato le foto su Facebook, tutti quanti gli dicono ma tu sei scemo, tu sei pazzo, non ti credo, e automaticamente si isola la vittima socialmente, perché fa la figura del paranoico. No, dico questa cosa perché questo tipo di storie sono esattamente le storie che abbiamo vissuto nella Germania dell'Est, nella DDR, prima della caduta del muro. Per esempio c'è stata una opponente, una persona attiva politicamente, non c'era neanche una vera opposizione perché non riusciva a formarsi un'opposizione nella DDR. Un opponente che diceva che a lei ogni giorno quando scendeva dal lavoro o da scuola, non so, si ritrovava la bicicletta bucata, e se andava a dire ai suoi amici ma guarda c'è la Stasi che mi buca la bicicletta ogni giorno, cioè anche nella DDR la gente gli dice ma tu sei pazzo, tu sei paranoica, ma ti pare che la Stasi si mette a bucare le biciclette, una cosa così idiota, così banale, ecco. E questo effettivamente sono cose, sono tecniche che vengono applicate effettivamente e sono molto efficaci, sono tecniche molto studiate, cioè ci stanno cioè la Stasi si era creato un manuale altissimo, lunghissimo, su come discreditare persone, come demotivarle da fare opposizione politica, perché la Stasi aveva un interesse, o meglio il governo della Germania Est aveva un interesse a non avere l'opposizione nelle prigioni, cioè l'alternativa per loro era di mettere questa gente in prigione così... così non creano problemi, però volevano evitare, volevano fare buona figura a livello internazionale e per questo applicavano questi metodi. Allora, arriviamo all'articolo 15, la libertà, la segretezza, la corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Io dico che questo articolo non è solo un diritto umano, ma è un articolo che fu originariamente, ai tempi dell'illuminismo, magari... ha perso la connessione con la ragione originale, ma gli illuministi secondo me avevano in mente l'assolutismo, il controllo totale dell'assolutismo, e avevano in mente che questo tipo di articolo costituzionale permette la creazione dell'opposizione, permette la possibilità per una popolazione di formare un'opinione politica, democratica, autonoma. Se non abbiamo più la capacità di comunicare segretamente, privatamente, anche in gruppo, perciò includo anche le interazioni sociali, noi ci siamo giocati la democrazia, perché diventiamo manipolabili attraverso i metodi che abbiamo visto applicati già in Argentina e applicabili in scala molto più pesante, che non siamo più in grado di, come popolazione, di votare per i partiti giusti, eccetera eccetera, o semplicemente di farci un'opinione di qualsiasi tema che sia veramente correlata ai fatti o che in qualche modo sia utile o eticamente giusta. E a questo punto aggiungo che nella nostra mondo digitale il mondo cambia e la Costituzione va reinterpretata. La Costituzione non è qualcosa di statico e bisogna considerare che le connessioni tra le persone, i cosiddetti metadati, sono in realtà essenziali costituzionali anch'essi, ma bisogna trasmettere questa interpretazione o farsela confermare da una Corte Suprema oppure da un Parlamento che la mette in Costituzione in esplicito. L'ho già detto. Cioè, stiamo vivendo in uno Stato post-democratico se non ci riconquistiamo questi diritti. Di chi è la colpa? Del nostro governo. La Costituzione è un contratto tra noi cittadini e il nostro rispettivo governo. E non sono, probabilmente, non sono nemmeno quelli che hanno creato il problema, ma
Il governo, in teoria, poi dovrebbe difenderci da chi dall'esterno ci manipola, cioè gli altri governi che lo stanno facendo, le cloud corporations che creano il potere, la possibilità, il potenziale di questo tipo di manipolazione, ma in fondo è la tecnologia stessa che ha creato questo problema. È la tecnologia che abbiamo, la cosa più semplice da fare era di mettere questo internet che non cifra, non protegge, un internet che si può usare apertamente, che si può manipolare apertamente, si può sorvegliare apertamente. Abbiamo fatto la cosa più ovvia, la cosa più semplice che si poteva fare con la tecnologia e non ci abbiamo ragionato su. Perciò, visto che non potremo convincere i governi a smettere di sorvegliarci perché ci sono sempre gli altri a farlo, e non possiamo neanche convincere il mercato di non continuare a guadagnare i suoi soldi, ci tocca ragionare su come possiamo cambiare la tecnologia. Questo è giusto un punto per indicare che questo tipo di pensieri non sono solo di un piccolo gruppo di pazzi in questa stanza, però ci sono anche persone alla Commissione europea che discutono che la sorveglianza sta mettendo in discussione le fondamenta della democrazia. Perciò non siamo completamente fuori di testa, diciamo. Ecco, insisto, il mercato strutturalmente non può essere, non può risolvere il problema. È una cosa che spesso in dei panel mi viene presentata l'argomentazione, ma voi potreste comprare l'internet sicuro, potreste comprare l'email che protetta. È la scelta del consumatore che potrebbe portare a un internet più sicuro. In realtà crea solamente che una piccola fetta dell'umanità interessata poi magari si protegge un pochino, o perché ha competenza o perché ha i soldi di acquistare un qualcosa, ma intanto ogni ditta prima o poi ha un vantaggio economico a vendere i dati, anche se ha promesso di non venderli, e abbiamo visto come è già avvenuto. E del resto un business model che veramente porti avanti la democrazia non è realizzabile. Anzi, la situazione attuale è che abbiamo anche ulteriormente una simmetria di mercato, perché con il peso di Facebook e Google non si riesce più ad avere un mercato libero sulla rete, come forse un po' ce l'avevamo nei tardi anni 90. E così si è formata questo gruppo di attivisti. Dopo Snowden abbiamo detto: you broke the internet, è colpa vostra, ci avete rotto l'internet, ce ne facciamo uno nuovo, uno GNU, un GNU internet. E l'idea sarebbe di applicare la crittografia sempre dal apparecchio di un utente fino all'apparecchio dell'altro utente con il quale si sta comunicando, senza stop intermedi, senza un server intermedio che abbia la capacità di intravedere di cosa si sta parlando, comunicando di qualsiasi genere. Abbiamo riconosciuto la necessità di risolvere il problema del mercato internet odierno introducendo una forma di pagamento. Se ne era parlato già negli anni 90, il micropayment. Al giorno d'oggi possiamo anche fare un micropayment anonimo, che è praticamente come pagare con i soldi in tasca, che è una necessità anche quella democratica, perché se tutti i pagamenti sono in chiaro, sono tracciabili, anche lì si crea un potenziale di danno alla democrazia. Il micropayment anonimo invece non è un cioè si può fare un micropayment che sia parzialmente anonimo, nel senso che chi compra resta anonimo, ma il commerciante che guadagna invece deve pagare le tasse verso la comunità, che è una cosa strutturalmente importante, perché altrimenti non si riesce a finanziare anche lo Stato, il governo, queste cose. Cioè il concetto di tasse, se lo tagliamo completamente fuori, restiamo anche con una comunità senza
La cosa importante è che il commerciante in quel momento non è anonimo, e perciò è anonima solamente un lato della transazione, e che impedisce usi illegali di questo tipo di moneta. O almeno, cioè, direttamente illegali. Poi se si trovano metodi più avanzati, quelli vanno sempre, così come con i soldi. È importante anche di proteggere il grafo sociale, perché anche quello, cioè, addirittura la NSA ha detto che nelle zone di guerra loro uccidono a base di metadati, cioè mandano i droni ad uccidere delle persone solo perché hanno telefonato, hanno delle connessioni sociali con delle persone delle quali sono convinti che sono terroristi, e allora ammazzano anche gli amici dei terroristi. La NSA lo fa, gli Stati Uniti stanno facendo questo tipo di operazioni. Ma questo è un caso particolare. In genere il grafo sociale, i metadati sono un problema anch'esso di grado costituzionale per la capacità della democrazia di essere democrazia. Per questo è importante che queste tecnologie proteggano anche il chi sta parlando con chi. E per questo è importante l'anonimizzazione, a quel livello almeno. Non tra le persone, ma nei confronti di chi ha la tecnologia in mano. Una cosa che potrebbe piacere agli amici di Linux è che in questa occasione è anche utile introdurre la capacità dei sistemi di organizzarsi autonomamente e di non dipendere da un'organizzazione centralizzata come lo è l'internet attuale. E in tutto questo bisogna anche tener conto della scalabilità. In pratica si tratta veramente di inventare una intera architettura di protocolli alternativa all'internet odierno. Sì, ho già parlato dei metadati. E qui abbiamo un grafo che mostra i progetti che nel giro degli ultimi 15 anni si sono formati per risolvere alcune parti di questo problema. Non esiste ancora un progetto che faccia da rimpiazzamento completo per l'attuale internet, però è questione di ingranare i progetti giusti uno sopra l'altro in questa architettura e di trovare una soluzione che risolva tutte le caratteristiche che ho indicato prima. E la bella notizia è che siamo in una posizione molto buona, non siamo messi male, nonostante non ci sia mai stato un finanziamento di carattere commerciale, non c'è stato neanche un finanziamento di carattere europeo, perché l'Europa vuole sempre il business model, l'Europa vuole sempre finanziare i progetti che abbiano un risvolto commerciale, e non possiamo, non c'è, perché creiamo software che aiuta tutti a riconquistare la libertà, e non ci si può guadagnare sopra, altrimenti non sarebbe libero. Però nonostante questo siamo riusciti, molti progetti sono nati, specialmente GNUNET, anche Tor, vari progetti sono nati in ambito universitario e sono riusciti a finanziarsi attraverso la ricerca, cioè bisognava sempre abbinare ogni aggiunta a questa piattaforma, abbinarla a una ricerca scientifica, e in questo modo si potevano finanziare i lavori a sviluppare queste tecnologie. Che è una buona idea comunque, perché significa che queste tecnologie sono molto più scientificamente molto più solide di quelle sulle quali stiamo usando l'internet odierno. L'internet odierno è stato inventato così dai tecnici lì per lì. Ah, ci serve un protocollo per connettere questo e quest'altro. Ah, possiamo mettere questi pacchetti così. È stata una cosa molto improvvisata. L'internet che utilizziamo adesso è un internet fatto a improvvisazione, a consenso spontaneo tra tecnici, e spesso usando i pensieri degli anni 80 nessuno pensava che un giorno ci sarebbe stata la sorveglianza globale.
Queste tecnologie qua invece sono ragionate scientificamente prima che qualcuno si fosse messo a programmarle. Perciò abbiamo la speranza di arrivare a un internet molto più avanzato di quello che conosciamo oggi. Però vediamo comunque il problema che il mercato, così come si è sviluppato adesso, avrebbe sempre un vantaggio di competizione nei confronti di un internet costituzionale. Anche se un tot, una percentuale di persone inizia a usare queste tecnologie, non ci sarebbe nessuno che ce le dà già sul telefonino, già pronte a usare. O forse qualcuno, sì. E ci sarebbe una guerra difficile convincere la gente a non usare il vecchio internet e usare il nuovo internet, al massimo una collaborazione. E l'alternativa sarebbe invece di andare molto più veloce, perché se discutessimo a livello europeo che vogliamo un internet sicuro, se andassimo in strada dicendo vogliamo un internet sicuro, se creassimo un movimento politico per dire vogliamo questo tipo di internet che non infranga e non metta in pericolo la nostra democrazia, si potrebbe fare una legislazione che implementa questo tipo di un obbligo a fare un internet sicuro, poi ci fai il mercato sopra, poi ci fai il tuo commercio sopra. Non sto dicendo che non lo facciamo più, ma che il fondamento sia costituzionale. E se facessimo una cosa di questo genere, dicendo che l'internet deve essere sicuro dal 2019 in poi, che tutti gli apparecchi venduti devono essere capaci di questa tecnologia, secondo me nel giro di 2-3 anni noi potremmo avere un internet sicuro. È una questione di volontà politica, è una questione di volontà che possiamo anche ottenere andando in strada. Gli effetti sono anche positivi dalla prospettiva della governance attuale. Cioè, se io sono stato a Bruxelles, ci ho parlato con la Commissione, quelli hanno detto ma è veramente interessante questa cosa che ci stai presentando, hanno paura a proporlo di propria iniziativa perché è un cambiamento troppo radicale, però non sarebbero contrari se provenisse dal basso, se dalla popolazione venisse il consenso di dire vogliamo cambiare questa cavolo di rete. E gli effetti secondari sono molto interessanti, che tutto quello che chiamiamo cybercrime una gran parte non funzionerebbe più, cioè in un internet dove ogni comunicazione è autentificata non esiste più lo spam, non esiste più il phishing, cioè il tipo di attacchi che conosciamo contro in rete in gran parte non funzionerebbe più. Al contrario, avremmo le transazioni sicure per qualsiasi interazione, cioè ogni transazione anche di carattere commerciale, vogliamo fare un acquisto attraverso il nuovo internet, sarebbe sempre protetto da eventuali attacchi informatici, e si creerebbe automaticamente un mercato molto più giusto e molto più aperto, perché l'infrastruttura stessa del mercato è libera e non appartiene a nessun mediatore, nessun eBay, nessun Amazon. Un'altra cosa molto simpatica: attualmente con i cellulari vengono tracciati ovunque andiamo. Se i nostri cellulari pagano le nostre telecom anonimamente usando il pagamento anonimo, i cellulari potrebbero essere tutti identici dal loro punto di vista. Cioè loro vedono solamente in questa stanza ci sono 20 cellulari, ma non saprebbero più identificare i cellulari. I cellulari potrebbero utilizzare questo metodo per comunicare, per telefonare, senza che siamo tracciabili mentre camminiamo per strada. C'è una persona che cammina per strada, ma non sappiamo chi è. E gli effetti su tutti i temi che parliamo spesso di politica della rete sono devastanti, cioè la questione del copyright diventa finalmente una questione che si subordina alla Costituzione. La Costituzione ci dà il diritto di scambiare anche un file musicale tra amici,
e solo se esageriamo potrebbe arrivare una persona incaricata dall'industria musicale e ci può fare ci può, e perciò e rientra la pirateria finché è un gesto tra amici, non è pirateria, diventerebbe pirateria solo se fatta in talmente grande scala che danneggia effettivamente gli interessi degli autori. Automaticamente si creerebbe una limitazione. Data retention, ho già detto, cioè automaticamente si crea una protezione dei dati appropriata, si crea automaticamente la net neutrality, perché le comunicazioni tra questi strumenti, le comunicazioni tra le persone sui social, eccetera, eccetera, non sono più discernibili. Di conseguenza non si può più prioritizzare il traffico A verso il traffico B. E arriviamo a questa idea dello smartphone. Se avessimo uno smartphone che al centro tecnologicamente ha un chip che è stato costruito sotto a condizioni che difenda le idee della Costituzione a livello tecnologico, questo chip ovviamente bisogna assicurarsi il modo come è prodotto, bisogna avere la possibilità di controllare che sia corretto. Può essere che bisogna produrlo in Europa se vogliamo fare un'iniziativa del genere europea, e può essere che ci vuole una sicurezza nella produzione. Ma comunque ci ho parlato anche con tecnici dell'Intel, dicono sì, è realizzabile una cosa del genere. Cioè che esiste questo chip che si mette tra il tradizionale sistema operativo dello smartphone e l'accesso ai dati importanti, cioè la telecamera, l'audio e l'accesso alla rete. Perciò se le app stanno qui all'interno delle sandbox del sistema operativo, ci sono le app con le quali ci piace giocare a tirare palloncini a dei mostriciattoli o qualsiasi cosa, queste app non possono cioè raccogliere dati sul nostro utilizzo dello smartphone e poi attraverso la rete trasmetterlo alla ditta, perché possiamo definire il protocollo che ogni applicazione ha il permesso di utilizzare. È una cosa molto tecnologica, ci vuole gente competente che fa questo tipo di lavoro, e per questo è importante di nuovo il discorso anche della democrazia liquida, perché avremo bisogno di strutture di competenze che possono giudicare queste cose. Però si direbbe alla app: queste sono le comunicazioni che puoi fare, cioè esattamente i dati precisi che può trasmettere, e ogni tentativo di trasmettere dei dati che non dovrebbe trasmettere non gli possiamo seccare la mano, anzi li possiamo anche portare avanti al giudice. Sono molto avanti, anni luce nel pensiero, ammetto, però io la vedo come una cosa realizzabile. Va bene, ora qui dettagli tecnici di come un internet di questo genere funziona. Sono tecnologie completamente diverse dall'internet che conosciamo, però sono tecnologie che conosciamo già attraverso software peer-to-peer. E vabbè, qui ora i dettagli di queste tecnologie vi ammazzo se ve le spiego. Anche Tor funziona parzialmente in questo genere. Noi siamo quelli di GNUNET e di SecureShare. Come arrivare alla scalabilità? Come mantenere il grafo sociale privato distribuito tra le macchine? E come realizzare tutte le applicazioni che ci aspettiamo con questa nuova modalità. In pratica tutte le cose essenziali che vogliamo fare, e il web è un caso particolare che si può realizzare in vari modi alternativi.
ma non necessariamente in questo ragionamento client server, col server che sa troppe cose di noi. Ecco, questa è una cosa che si può anche evitare. Questo ne ho parlato. Ecco, in questo modo finalmente si otterrebbe quello che diciamo tutto il tempo, che l'internet dovrebbe essere un bene comune. Se non lo cambiamo tecnologicamente non lo sarà mai. Dobbiamo cambiare la tecnologia in modo che diventi veramente un bene comune. Grazie. Domande di comprensione? Iniziamo con quelle di comprensione, poi quelle politiche. Senti, io sul concetto di scalabilità, se lo spieghi un attimo per capire cosa intendo. Ok, la scalabilità significa che deve, che questo meccanismo ovviamente deve funzionare anche se 7 miliardi di persone lo vogliono usare. Cioè significa semplicemente la capacità di che stia ancora a funzionare. È un parametro tecnico che la maggior parte dei tecnici ignora perché è noioso. Perciò molto spesso ci sono delle tecnologie diaspora, un esempio classico di una tecnologia che è partita in quarta ma non scala. Perciò è inciampata e non è arrivata a nessuna parte. In realtà non è di comprensione, quindi passiamo alle politiche. Ok, passiamo alle domande politiche. Cioè, vorrei capire se in attesa che si realizzi questa alternativa, ci sono già oggi, e in che misura? Un po' di so, però nel senso, se tu dovessi dire ok, vuoi stare sicuro su internet mantenendo il grosso delle tue abitudini di internet, non dico tutte, però un uso normale di internet, dovresti dare una ricetta, dice devi usare questo e quest'altro, cosa diresti? Direi vai sul sito secureshare.org, sulla pagina comparison. È la pagina dove il mio gruppo mantiene una lista di raccomandazioni cosa utilizzare finché il nostro software è finito, perché il nostro software ancora non funziona e perciò diciamo, beh, per fare quelle cose che volevamo fare noi nel frattempo potresti usare questo e questo. La situazione è tale che ogni anno circa ci rendiamo conto che un certo approccio forse non era ideale e che è saltata fuori una nuova software che è migliore. Perciò effettivamente la lista di software che possiamo raccomandare cambia ogni anno. O così. SecureShare si scrive SecureShare, senza la RE, e share come share, .org. Sì, Prism Break è un po' più superficiale, cioè elencano tutte le cose che sono fighe senza spiegare bene vantaggi e svantaggi e anche punti deboli, mentre SecureShare è più la lista nostra è più tecnica e spiega quali sono gli eventuali punti deboli e quali sono i punti di forza e perché arriviamo a raccomandare. Per esempio, invece di usare l'email crittografica, il PGP, noi raccomandiamo di usare direttamente Bitmessage, cioè, con i svantaggi che possa avere, ma è comunque meno peggio di email. E cose di questo genere. Cioè, proprio evitiamo di usare email perché email ormai è un disastro. Sembra un linguaggio cripto, ma assolutamente non lo è. Tu prima dicevi la Commissione Europea è interessata a questa, hai trovato addirittura degli interlocutori che sarebbero pronti. Allora, siccome appunto sei una testa critica, una coscienza, non ti sei mai posto il problema che sia la tipica reazione del sistema che ti fagocita, ti tira dentro, sì. Sei dentro, non solo te, ma anche quello che tu hai pensato. Sono stato preparato a questo incontro, mi hanno dato un po' di briefing e mi hanno indicato com'è la tipica reazione quando la Commissione vuole darti spazio senza starti ad ascoltare davvero. E in tal caso non chiede domande buone, competenti, cioè, sarebbe a dire ah sì, grazie, ciao ciao. E invece è stato l'effetto reale, quello che è successo è che sono arrivate delle domande molto, molto concrete riguardo al cybercrime,
e al law enforcement, cioè la necessità che ovviamente la fetta più grande della commissione sta solo orientata a ragionare sulla sicurezza e sulla necessità delle polizie di poter accedere ai computer dei target. E su questo non ho preparato una slide in particolare, ma comunque ritengo realizzabile di avere nell'ambito dei protocolli nell'ambito di questi protocolli particolari, nell'ambito del sistema operativo integrato, cioè il sistema, cioè il protocollo costituzionale, diciamo, il sistema operativo costituzionale in questo chip, si potrebbe realizzare algoritmi che danno il permesso alla sorveglianza entro termini costituzionalmente accettabili. Che ne so, cioè per esempio è possibile di fare un protocollo in rete per scoprire quanti telefonini sono sotto sorveglianza. Se poi scopri, sono l'unico, cioè mi fanno la richiesta di sorveglianza da parte dell'autorità, che ne so, firmato governo italiano, e non c'è nessun altro cellulare, che ne so, siamo decisamente sotto l'uno su 10.000, va bene, allora io sistema operativo difendo i diritti della persona, però permetto alla polizia di fare questa sorveglianza, mi memorizzo che avviene questa sorveglianza e entro termini costituzionali informo il mio proprietario che è avvenuta questa sorveglianza. Per esempio, dopo un mese, se le leggi decidessero che dopo un mese la persona sorvegliata deve essere informata che è stata sorvegliata, dopo un mese farei il pop-up: caro utente, mi dispiace dirti, sei stato sorvegliato per un mese, però ora la sorveglianza è finita e congratulazioni. Ecco, questo si potrebbe incarnare nel programma, cioè evitare questi metodi da hacking team. Hacking team ti prende il tuo apparecchio e lo abusa, lo rapisce. E invece in questo caso il tuo apparecchio continuerebbe a difendere i tuoi diritti, però permetterebbe lo stesso al law enforcement di avere è una idea teorica che secondo me con la crittografia sarebbe realizzabile. C'è anche altre persone che direbbero no, mai facciamo in questo modo. Anche questo posso accettarlo, perché comunque si potrebbe anche dire finché la polizia non va dal target, dalla persona e gli fa una modifica fisica all'apparecchio, non è possibile. E questo sarebbe anche qualcosa che non riesce a scalare, cioè la polizia non può andare da ogni persona e farsi dare il cellulare di ogni persona per strada, cioè non è ragionevole. Non c'è un problema di trust e computing? Chi ti assicura che il chip non venga manomesso? Esatto, ci sta tutto un discorso che consegue di come è la produzione, che dobbiamo trovare il modo di assicurarci che, cioè, non c'è. Se creiamo questa cosa, non esiste strumento informatico più importante sul pianeta di questa cosa, presumo. Perciò ci deve avere il massimo possibile di trasparenza e di controllo del codice e della produzione e anche dell'hardware. E in questo sono assolutamente d'accordo, e questi sono dettagli che bisogna capire come si può massimizzare questa trasparenza. Una domanda però, del fatto quello che hai detto, magari mi sfugge qualcosa, però non va un po' contro la logica del hardware, nel senso che a quel punto, una volta fatto questo, una volta quindi fatto un chip che fa determinate cose e non ne fa fare altre, c'è una base per cui io mi faccio un altro chip simile ma che aggira quel problema là, mi vado alla mia fonderia, me lo faccio fare uguale, solo che aggira quel problema lì, che per me è anche meglio, tra le parentesi, nel senso che più libero in un certo senso, ovvero più coperto. E non è possibile questa cosa, o sarebbe una cosa tipo che legalmente tutti i cellulari devono avere solo e per forza questo chip? Quello sarebbe un po' brutto, infatti dobbiamo vedere se si può evitare, che ne so, la produzione, sì, in quel senso probabilmente bisognerebbe poi considerarlo illegale, però il limite di persone capaci di fare questo tipo di modifica è limitato, non lo so.
sono dettagli che bisogna veramente discutere e vedere cosa si può fare. Cioè, le cose più importanti è che facciamo un passo avanti nella situazione catastrofica che abbiamo, però nei dettagli potrebbe essere che dobbiamo fare dei scendere a qualche compromesso, oppure di permettere, dare nuovi spazi anche alla criminalità in questo modo. E dobbiamo vedere. Questi sono veramente i dettagli profondi che sono un po' difficili, sì. Senti, per limitarci al web, no, dell'attuale internet, che sì, va verso la crittografia obbligatoria entro un paio d'anni, ma mi sembra entro il 2017, no? Oh. Si dice, che ne pensi? Cioè, nel senso, mi sembra che sia stata data un'indicazione molto precisa, no, in questo senso. E continua così che il web attuale si finanzia attraverso la raccolta dei dati degli utenti, perciò è solamente una protezione superficiale da attaccanti intermediari, che è comunque meglio di niente, però risolve molto poco dei problemi che abbiamo e non limite, cioè riducerebbe il numero di entità sorveglianti on the way, però le ditte stesse che ti invitano a usare i loro siti, quelle continuano a sorvegliarti. E, mentre la transizione di un web in questo tipo di nuovo internet potrebbe essere una modifica di come funziona, cioè ogni amministratore di un sito web applicherebbe un nuovo software, un altro tipo di web server che in realtà non è più tanto server, i contenuti sono abbonabili piuttosto che presi a tempo reale per proteggere meglio l'anonimato degli utenti che vanno su un sito. Il fatto che tu vai in tempo reale a leggere un articolo crea il problema di anonimizzazione, che può essere un se vogliamo, se siamo d'accordo che vogliamo più anonimità, bisognerebbe forse standardizzare il metodo con il quale trasportiamo il web in una forma di tipo abbonamento, che lentamente ti arrivano le novità dal web sul tuo device, e in questa lentezza, in questa distribuzione ci sta l'anonimizzazione, e così puoi leggerti tutti gli articoli, però non sei stato sorvegliato nel farlo. È un cambiamento di paradigma e ci vuole anche lì una volontà politica che si deve articolare in forma di regolazione, altrimenti non si realizzerà. Dobbiamo rientrare nel livello istituzionale. È un po' però io vedo il potenziale. Per esempio le reti mesh, no? Sì. Molto, ma mi interessa ad esempio Linux, no? Accennato. Se ho capito bene, loro per esempio probabilmente non è una soluzione a tutto per se affronta un problema, però comunque è interoperativa con Internet, cioè crea una rete alternativa che però continua a comunicare con Internet. Sì. Si può potenziare questa, cioè si può poi sperare per esempio in totale autonomia di creare un qualche cosa che poi piano piano tenda a soppiantare sì, o... cioè, le possibilità sono variate, ci sono varie possibilità di far realizzare questo aspetto con vantaggi e svantaggi che ovviamente poi i politici devono decidere quale rotta prendere. Si può fare un taglio netto, si può fare anche per il sistema di telefonia. Se facciamo il nuovo sistema di telefonia, le persone che ancora hanno un vecchio cellulare continuano a essere reperibili attraverso il vecchio sistema, cioè ci sono dei gateway per i quali puoi telefonare ai vecchi cellulari, riducendo in quel momento la tua anonimità nel momento che telefoni a un vecchio cellulare che invece è sorvegliabile. Altrettanto nell'ambito della vecchia rete sì, si può decidere che vogliamo continuare a accedere al vecchio internet
però si aumenta il pericolo che il vecchio internet sia in grado di danneggiare anche l'apparecchio fisico che stiamo usando, in questo modo danneggiando anche l'uso nostro del nuovo internet, cioè tipo ti vai a prendere un virus attraverso email e ti rovina il tuo computer, e per questo ti infrange la privacy anche dell'uso dell'internet nuovo. Scenari che in dettaglio si può discutere e vedere cosa vale la pena di salvare o cosa forse è il caso di dire facciamo la progressione e dal 2023 non utilizziamo più quei vecchi sistemi insicuri. Ecco, un dettaglio... No, mi è scappato di mente. Ok, mi è sfuggito. Ti stanno manipolando. Ok, va bene, allora abbiamo finito. Grazie.